benvenuti a una nuova puntata di Ginseng Italia. Sono qui con Hank alla Grinduro di Punta Ala, è il mio primo evento gravel. Oggi partirò per fare il giro corto, il grindurito, mentre Hank will do the long distance, 100 km. Io faccio il giro più corto perché ho anche il video creator che mi deve seguire con l'e-bike, non vorrei restasse senza batteria, e intanto io prendo le misure su questo tipo di corsa. You, Hank, you will do the performance. Performance as hard as I can. Let's go for the win. Full gas. Grinduro è un evento nato nel 2015 negli Stati Uniti e che quest'anno ha fatto tappa per la prima volta in Italia, per la precisione a Punta Ala, in provincia di Grosseto. Nel suo nome è compreso enduro, che dovrebbe far capire fin da subito che non si ha a che fare con la semplice strada bianca. Nel percorso sono presenti alcune difficoltà tecniche, ma assolutamente nulla di proibitivo. La parola d'ordine è divertimento. La classifica si fa solo su 4 segmenti cronometrati. Si può vincere la gara andando a spasso per buona parte del tracciato. Il percorso che farò io, chiamato Grindurito, è lungo 66 km con un dislivello totale di 900 metri. Allora, cosa succede qua? Ci sono i tratti cronometrati, giusto? Non è una corsa normale. No, esatto. Abbiamo fatto un trasferimento da Punta Ala Resort fino a qui, circa 10 km. E ora parte la prima prova cronometrata. Tra l'altro, climb stage, quindi tutta salita, Alan. Tutta salita. Mm-hmm. Voi la farete tutta, voi che puntate. Io la farò con calma e poi farò un altro tratto cronometrato sempre con calma alla fine, perché ne salto due. Esatto. Chi farà invece il grinduro, quelli che vogliono proprio autoflagellarsi, ne fanno Io sono da grindurito, quattro. Molto relax. Molto. Tra l'altro c'è anche Roby Bragotto qua, eh? Roby, tu pedali con me adesso, grindurito, grindurito. Vai, 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 che è tuo via, turno. Via, via, via. Vieni, vieni. Cosa davvero bella di questo format è che ci sono questi settori in cui si prende il tempo per chi vuole fare corsa, vuole essere un po' più agonista, diciamo così. Mentre gli altri la possono fare del proprio passo, poi finito il settore ci si ferma al ristoro e si riparte con calma. Questo è lo spirito che mi piace, molto diverso rispetto alle classiche gran fondo che troviamo su strada, dove si parte tutti insieme e si sgomita per prendere avanti ogni salita. Qui il mood è molto diverso. Roby, lo vuoi un tocco di banana? Io solo pesche. Solo pesche? Sì. Banane ti ingolfano? Sì, mi piacciono le cose un po' più tonde con i semi in mezzo. Ah, ok, non lo sapevo. Comunque ci stanno criticando in tanti perché noi facciamo il grindurito, il percorso più piccolo, ma non capiscono che quello che conta è l'intensità dell'esperienza, non la durata. Cioè noi in meno chilometri facciamo un'esperienza molto intensa e molto profonda, non ci serve fare 100 km, diglielo. Noi puntiamo sulla qualità. E non sulla quantità. Qualità, esatto. Anche perché se dovessimo puntare sulla quantità, io tornerei indietro, andrei al mare, all'antipito della verità. Sei un po' fuori forma, Roby. Tantissimo. Vabbè, adesso ripartiamo con calma, dai. Calma. Vai. Allora, sono qui con il mitico Marco Aurelio Fontana. Mamma mia, che intro paura. Ma ciao. Perché tu sei qui? Un biker come te, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, perché il gravel? Dimmi in poche parole perché gravel. Primo, perché tu sali su una bici gravel e ti trovi a casa, quindi vuoi andare a fare la spesa o fare 100 km, ci stai bene. Okay. Secondo, è molto friendly, a parte i primi 10 che non hanno capito dopo la partenza e hanno già finito il giro, quindi non hanno capito che
alle 10:30 non era il gol finire il giro. E terzo, perché le bici gravel hanno stile. Quarto, last but not least, perché le bici gravel si impennano. Si impenna, ci si diverte, guarda che roba. Un buon motivo per usarle. Abbiamo quasi finito, c'è rimasta poca roba. Ah no, ce n'è un'altra, attenzione, Guarda di là. Anche la porchetta là, Guarda che roba. Abbiamo già fatto fuori quasi il panino con la porchetta e io ho deciso di prendere anche l'insalata di riso per sgrassare un po'. Ci sta. Comunque buono il panino con la porchetta. Bella anche la location, la situazione che si è creata. Meravigliosa. È quasi un peccato ripartire. C'è anche il vino, Ah sì, anche un bicchiere di vino mi ha fatto fuori. Mezzo. Quasi quasi mi fermerai qua un po', no? Alan, giusto 2-3 ore. Il problema è che non ripartiamo più qua. Abbiamo fretta, no? Allora, ristoro finito, adesso è ora di ripartire, un po' appesantiti, però bisogna finire questo grindurito in qualche modo, quindi iniziamo a partire con calma. Vai Roby! Dai che si parte! Devo ammettere che pedalare con Roby è davvero un piacere. Questa concezione di ciclismo non è affatto male. Chissà invece come se la starà passando Hank. È stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta tantissimo l'aria che si è respirata, il mood e soprattutto anche lo spirito non competitivo che si è vissuto durante la giornata. Bellissima l'idea di cronometrare solo alcuni settori, quindi si facevano i settori forti, ne ho fatti vabbè, 2 in tutto, ma neanche troppo forte, e poi nel resto del percorso si pedalava tutti insieme, ridendo, chiacchierando. Mi piacerebbe vedere anche qualche gran fondo strutturata in questo modo, sarebbe sicuramente molto più divertente per tutti e anche meno pericoloso, perché lottare nella gran fondo per ogni metro per stare davanti in qualsiasi tratto di percorso, anche quello più inutile, non è il massimo. Questo format mi è piaciuto davvero tanto e spero di tornarci presto, di farne un altro simile e di divertirmi come oggi. Devo ringraziare anche Roby Bragotto che mi ha fatto tantissima compagnia lungo i quasi 70 km del tracciato. Niente ragazzi, il video è finito, se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere like, commentare, non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!